Buon pomeriggio, benvenuti, siamo in diretta da Repubblica anche questo pomeriggio con un po' di buona, anzi ottima musica perché il nostro ospite al Music Corner, Giancane. Il giorno che avremo la folla qui dentro sarà anche più complicato. Allora, innanzitutto album nuovo, andiamo a prendere, con un titolo che, come dire, per iniziare l'anno nuovo è piuttosto problematico. Caro Giancane, perché ansia e disagio? Diciamo che è ciò che mi rappresenta di più al perfetto, momento. Perfetto, allora grazie di esserci, è stata una magnifica diretta. Grazie, non volevamo rovinarvi la giornata. Buon anno, buon 2018. Perché ti rappresenta l'ansia e disagio? Sono molto ansioso. In generale, sì, anche quando sei di buon umore. Sì, sì, non se ne esce, almeno una parte della giornata è dedicata all'ansia. Va bene. Sempre notturna, quasi sempre notturna. Il disagio in realtà volevo... più che altro parlare non del disagio, ma del disagio conto terzi, cioè quando ti senti in imbarazzo per un'altra persona, come quando dici mi sto vergognando per te, tu no, non capisco... Beh, questo però rende la vita complicata perché ci si vergogna di frequente se uno si vergogna così per gli altri. Non sai quando proprio dici io mi sto imbarazzando tantissimo per quello che stai facendo tu. Questo è quel disagio di cui... Senti, ma il tono dell'album rimane il tono... cascato qualcosa, il tono dell'album però rimane il tono di Giancane, ovvero in realtà c'è dell'ironia insieme all'amarezza, ma c'è dell'ironia stigmatizzante, ironia stigmatizzante, per, cioè ridiamoci su se no. Senti, io lo so già, te l'ho già chiesto altre volte, lo diciamo così, com'è che hai cominciato a cantare e suonare? Cos'è che ti ha spinto dalle parti della musica? Proprio agli albori? Mm-hmm. Sono nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, quindi bene o male ci sono sempre stato. Papà e mamma, entrambi? No, nemmeno, mamma suonava il piano, però mio zio aveva un gruppo... Quella miseria, quale? Si chiamavano Europe. Però non gli Europe? Fantastico. Quelli che conoscono tutti. Però facevano electropop negli anni 80, e avevano registrato il nome prima di Europe che conosciamo. Quindi... Ma non gli hanno fatto caso? Sì. Ah sì, perfetto. L'hanno pure vinta. Quindi i veri Europe sono parenti tuoi. Sì. Abbiamo uno scoop. E diciamo che abitando a casa di mio nonno c'era anche mio zio, lui aveva le sue cose, dove suonava, quindi mi sono affezionato alla musica. Da lì poi ho preso altre strade. Per chi non ti conosce, la cosa più divertente, anzi le cose più divertenti sono due. Il nome. Sì. Dovuto a che mi chiamo Giancarlo e i miei amici con amore mi chiamano Cane. Per cui, quindi Giancane era proprio una cosa molto forte. E l'altra, un hit single piuttosto discusso e discutibile, che era Vecchi di Merda, sì, che però è stato molto apprezzato in ambiente indie. Esatto. Sì, sì, sì. Ha causato reazioni negative. Ho avuto tre querele durante i concerti. Sì, non quest'estate, l'estate scorsa. Poi però tutto è finito così. Le hai vinte come tuo zio. Ma sì, purtroppo senza soldi. Allora, anzi disagio, album numero... Due. Più un EP, quindi, però comunque il secondo. Vogliamo, come dire, far sentire qualcosa ai nostri ascoltatori? Disagio. Imbarazzo. Adesso mi imbarazzo per me stesso, che da solo con la chitarra ho sempre dei... Vado. Mentre parli o t'ammazzo, ma non mi sembra che ti stia dando del tu. Se mi riabbracci un'altra volta esco pazzo, vorrei scendessi da quel pulpito. Un fio di citazioni e verbi che non sai, ogni parola mi perfora lo stomaco, dall'imbarazzo conto terzi che mi dai. Qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio. La vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Oh, solo disagio. Oh, ansia e disagio. Oh, solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Zitto, non guarda.
più emozionante, nelle mani giunte a nonne semimorte, foto di tette, frasi filosofiche, tre funzionali analfabeti come te. Qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio, la vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Qui c'è soltanto disagio. Qui c'è soltanto disagio. Beh, certo, ottimo, buon umore. Buon pomeriggio. Sempre sarà l'insegna del buon umore. Per la gioia con le cose. Senti, che vuol dire secondo te essere cantautore di questi tempi, cioè in cui c'è tante cose diverse, tanti modi diversi di interpretare la realtà? È divertente al momento, cioè c'è parecchio fermento, quindi puoi dire anche cose al di fuori dalla norma, diciamo. Perché c'è un pubblico nuovo in realtà. C'è anche un pubblico nuovo, sì, secondo me sì, poi in questo ambito cantautoriale non è che ci stia poi da così tanto tempo, quindi... Ma non c'è nemmeno l'ambito cantautoriale in realtà da così sì, tanto diciamo tempo. Questa quello scena nuovo indie è nato abbastanza cantautoriale è recente. Però mi sono sempre interfacciato con delle cose molto underground, da sempre, quindi di trovarmi a suonare davanti a mille persone è strano. Poi senti, cantano, ti sembra, cioè. Esatto, ti sembra di essere diventato mainstream e no, essere uscito dall'indie? No. Non esageriamo. Ancora, non esageriamo. Sanremo lontana. Purtroppo sì, guarda, mi piacerebbe andare, ma perché c'ho proprio un feticcio. Ma non hai presentato a Baglioni una proposta? Mai, purtroppo non ho mai presentato peccato. Magari l'anno prossimo. Magari l'anno prossimo. Senti, però tu hai anche una band, in realtà possiamo dire che sei un cantautore rock in qualche modo. Sì, sì, c'è l'impostazione. Quali sono i punti di riferimento? Sicuramente c'è tanto folk, cioè vengo da quell'ambiente, quindi penso a Dylan o... Di default c'è sempre un Dylan, quando c'è una chitarra acustica ci deve stare. E nel pop italiano proprio perdo la testa per Max Pezzali, da sempre, o Tiziano Ferro. Questi qua sono... Io confesso che non me lo sarei aspettato questo. Nel pop italiano, poi certo. Ho diversi ascolti, soprattutto nel punk rock anche. È bello, il punk e Pezzali insieme hanno un senso. C'hanno un senso, secondo me, sì. Comunque le melodie si avvicinano molto, penso ai Blink. Sì, certo. Proprio a livello... Ha un approccio alla semplicità che sì, ha un suo perché. Ha un suo perché, magari veicolando delle cose abbastanza serie. Cioè, non parlo di Max Pezzali. No, no. Anzi, il disagio contiene anche un simpatico librettino nel quale intrattenersi e passare la giornata mentre si ascoltano le canzoni di Giancane. Anche questo, perché? Nel senso che al packaging, come si dice adesso, non ci pensa più nessuno, gli album sono un po' tristi. Sì, invece molto. Questo io mi ricorda molto i Jethro Tull di Dickes & Brick, che avevano un giornale intero al posto della copertina. Sarebbe stato molto bello, solo che purtroppo costa troppo. Molto. Esatto. Perché invece questo simpatico? Perché la settimana enigmistica è un punto fermo di tutti quelli che suonano con me. Cioè, è proprio... Si passa tempo così. Sì, è proprio da sempre, da mio nonno. Senti, però, quindi vuol dire che te giocare con le parole in realtà è parte integrante di te stesso. Sì. Come si fa a mettere parole in una canzone che rispondano a te e abbiano senso per gli altri? Domanda non lo so. Ovviamente è impossibile, però... Io scrivo di jazz, pensandoci su... Come veicolarlo? No, cioè, quanto ci lavori a mettere insieme parole, melodia? La verità, sì, mesi. In realtà prendo suono, se mi piace è bello per me, se no no. Cioè, molte cose non ce n'ho, c'ho forse altri due dischi, ma... Pronti. Cioè, non... Mi fai sentire una cosa che hai messo su, che hai scritto di getto? Tutto quello che puoi sentire. Perfetto, allora. Qualcosa diciamo dal disco vecchio, dal disco mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho scritto. Bene, stavo a letto di notte a casa. Cioè proprio molto notte. Si chiama La Vita. Vabbè, molto... Ci sono delle parolacce, io mi chiedo scusa adesso. No? È un country land. Mia madre
padre mi ha detto: tesoro, ti insegno qualcosa, dirò un'ovvietà, ma nella vita la cosa che conta di più è l'onestà. Ma mio padre mi ha detto: Giancane, rubati tutto fin quando ce n'è. Ora sta al gap e non ho sue notizie dal 93. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè, ahimè, faccio una vita di merda ed è la sola che ho, bestemmio Dio, che sulla terra non ci cala da un po'. Mio nonno nel tempo ha capito, giocava d'azzardo e ci perse anche un dito, mi grattava i soldi del topo dei denti e scappava di là. Mia nonna era solo una stronza, adesso che è morta la cosa non cambia, ricorderò sempre quegli occhi ricolmi di ostilità. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè. Peste mio Dio, che sulla terra non ci cala da un po'. Video edit. Allora, metto di qua, metto di qua. Allora, c'è però in questo album un hit single che è andato in formazione perché l'ho ascoltato alla radio prima di sentirla da te. Ah, sentirla, ho detto: vedi, è uscito un disco nuovo, sta uscendo nuovo Giancane, che è Limone. Limone, sì. È un pezzo sugli anni 80 un po' diverso dai, sì, classici pezzi sugli anni 80. Quando sei nato tu? Nel 1980. Vedi, quindi non hai vissuto gli anni 80 come vissuti, me o no, il nostro cameraman Mauro Baraldi. Non credo, Mauro, non lo so. Quindi avevi 10 anni, diciamo, nei tuoi team. Diciamo sì, nei primi 10 anni. Quindi non conosci la musica degli anni 80, non c'erebbe celebri degli anni 80. Cioè... No, cioè no, la conosco la musica degli anni 80. Ma dopo? Ma dopo, l'ho conosciuta dopo. E lì per lì quello che un bambino può conoscere, pensare Righiera o... Certo. Quindi perché una canzone sul decennio? Per raccontare un altro lato. Mm-hmm. Semplicemente, cioè, sta ritornando questo decennio molto in voga. Bello, bellissimo, sono contento che stia tornando perché anche musicalmente ci sono state delle cose molto valide. Mm-hmm. Però c'è pure un altro lato che andava raccontato, secondo me, che è quello proprio più cupo, più oscuro. L'ansia più... e disagio. Sì, sì, che mette ansia e disagio, cioè ha messo ansia e sta continuando a metterla, perché comunque oltre al lato musicale sta tornando pure tutto un lato, diciamo, illegale che, che sarebbe meglio evitare. Più che altro penso ai diciottenni di oggi, quindi nati nel 2000 ormai, magari nemmeno lo sanno. Quindi perché non dirlo, perché non raccontarlo? Cioè, il pezzo, nessun... pezzo è obiettivamente molto bello, quindi grazie, complimenti. Limone da Giancane. Lo devo fare? Eh sì. Grazie. Non me l'ero preparato, però. Ne siamo contenti. Però senza sinte, è ancora meglio. Con gli anni 80 avete rotto il cazzo, che poi hanno rotto il cazzo, già dagli anni 80. Gli amori al mare e le feste sulla spiaggia, la spada nella roccia e quelle nelle braccia. Bello il montone e bella la permanente, bello anche l'AIDS, trasmesso a grandi strane passioni, nei bagni della stazione, dove tutti in fila al set, per una goccia di metadone. E la radio passava in stadio e poi no, Vasco Rossi, Venditti e Re Simon, Le Bon, le rapine così e le spade allo zoo, posta al market nel cesso, al gusto i bar. Amor, se ti fichiamo in te,
vacanze a Rimini, a Riccione, le giacche con le spalline e nelle tasche sempre un limone e Rennino, l'amberjack, i pantaloni a vita alta. Vorrei proprio ricordare tutto per rivivere questi anni 80. Grandi miti, quelli della TV, cagni e bambè, adesso vorrei anche tu. Più su, più su, più su, più su. Nella radio passava gli stadi e poi no, Vasco Rossi, e le Simon Le Bon, le rapine così e le spade allo zoo. Farlo adesso è da stronzi e fai finta di no. Oh, 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 terrificante. Era inaspettato. Molto bene. Allora, è stato un piacere averti grazie qui quest'oggi. No, ma non è male. Questo è l'album, ve lo ricordiamo ancora. Male che vada, ci fate le parole crociate. Che se, quindi i soldi proprio non li hanno buttati. No, così no. Siamo contenti. Grazie, grazie. Per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a Mauro Baraldi, grazie che ormai fa delle riprese. Grazie.